Questa pietra indica l'inizio del quartiere di Glifada. Come potete vedere, non a caso c'è scritto Dimos Glifadas in greco. La mia fortuna è che mi sono diplomato al liceo classico e ci hanno fatto una testa tanta così, ma molto grande, con il greco antico. Per cui, pur non sapendo il greco moderno, so leggere i caratteri dell'alfabeto greco. Ma il greco moderno è diverso dall'ancient Greek, il greco antico. Ma va bene, se avete studiato, se casualmente avete sofferto sui libri di greco antico come me, non avrete problemi a imparare anche il greco moderno, con un po' di buona volontà. E lì campeggiano la bandiera dell'Europa, la bandiera greca, blu e bianca, e non so che altra bandiera. Comunque, sono appena uscito dal quartiere di Glifadas, che è una via curva piena di negozi e ristoranti. Oggi è domenica, infatti è domenica ma c'è poca gente in giro, poi sono già le 12:27. I ristoranti non molto frequentati. Questa è la via principale che porta fino al porto del Pireo. È molto trafficata. Ieri era sabato sera e andavano veloci, anzi velocissimi. Ma anche oggi vi garantisco che attraversare questa strada a quattro corsie non è facile. Ci sono delle strisce pedonali ma non c'è nessun semaforo. Quindi significa attraversare questa strada significa davvero cogliere l'attimo. Perché vanno veloci e non rallentano molto quando ci sono le strisce. L'avevo già letto sulla guida, comunque cercherò di sopravvivere. Sono già abituato a sopravvivere, ho già fatto viaggi in molte altre nazioni e fortunatamente mi è andato tutto bene, perché sono protetto da qualcuno lassù. Ok, non importa. Ecco una bella caratteristica del quartiere di Glifada. Quartiere turistico vicino al mare. Trovi alberi di mandarini da cui ti puoi servire liberamente. Guarda, ecco un mandarino o è un arancio, non lo so, non so quale scegliere sinceramente. Anche lì ce n'è un altro e anche lì, e sembra che, beh, io non me ne prendo uno, mi prendo il primo che ho toccato, dai, eccolo qua. Oh, ecco una cosa per cui mi piace la Grecia: frutta gratuita mentre cammini lungo il marciapiede. Ok, ma è un arancio o un mandarino? Mi sembra un mandarino, ma non so. Fantastico davvero, veramente, credetemi, sono stupefatto. Questa è l'area dove ci sono le villette eleganti, ci sono hotel e villette eleganti, case varie. E questa è la strada ultra trafficata che mi divide dal mio hotel che è là dietro. Vi posso dire che qui le auto vanno veloci. È vero, prima ho detto che non ci sono i semafori, no, i semafori ci sono. E vi consiglio, i semafori pedonali, vi consiglio di andarli a prendere perché qui ci sono tre corsie e vanno tutti molto veloci. Ieri mi sembrava di essere... Dal balcone mi sembrava di vedere una gara di automobilismo, perché come vedete vanno tutti velocissimi. Quindi lì ci sono le strisce pedonali, c'è il semaforo pedonale e vi consiglio di prenderlo, non rischiate, è inutile attraversare strade di questo tipo con un flusso di auto estremo, perché questa strada porta dalla zona est di Atene fino al Pireo, facendo, questa è la litoranea praticamente, arriva fino al porto del Pireo, poi si può deviare per arrivare in centro. Va bene, io proseguo, ho visto i prezzi della benzina e del gasolio e posso dire che un litro di benzina qui costa €1,50 e poi ve ne offrono due tipi diversi, c'è quella da 95 ottani e quella da 100 ottani, che in Italia, boh, dove vivo io a Ravenna non c'è. Comunque, ok, concludo questo video e poi torno un attimo all'hotel, poi sulla scalinata del mio hotel ho trovato il primo gatto greco. Beh, niente di diverso rispetto ai nostri gatti italiani, vuole semplicemente tante coccole. È molto piccolo, avrà 4, forse 6 mesi, non lo so. Che ridere.